Bene ragazzi, ci siamo, ecco giunto il momento. Le informazioni sono pronte, la canzone è fatta, il caffè è nella posizione giusta. Partiamo. Vi presento la canzone che ha vinto il sondaggio di Instagram, cioè Via del Campo di Fabrizio De André. Ora tocca spiegarla. Bene, Via del Campo, innanzitutto partiamo dalle origini. Ebbene, Via del Campo, per chi non lo sapesse, si trova a Genova, proprio qua. Si chiama così, storicamente parlando, andiamo indietro. Si chiama così perché un tempo, tempi dell'impero romano, lì c'erano i campi. Pensa a te. Ma passiamo subito oltre, la storia è noiosa, anzi è bella, però adesso non è il momento. Allora, geografia. Geograficamente parlando è vicina a Via di Pre, che la conoscerete, si dice Via di Pre, non è proprio una via proprio bellina. Non, nulla da togliere, chi abita a Via di Pre, io vi voglio bene, io non ho nulla contro di voi, Dio mi è testimone. Via della Mala, in sostanza, in soldoni, un tempo quartiere di contrabbando, peccaminoso, meretricio, appunto per le sue case chiuse, un tempo pieno di case chiuse, beh pieno nel senso, la via delle puttane, però insomma la gente andava lì per... Era un luogo così, adesso un po' di meno, però io non lo so, bellissimo posto secondo me. Io però vado all'acquario. Quindi De André decide, visto che Genova è la sua città, decide di farci su una bella storia, una bella canzone. Devo fare una piccola prefasi prima di raccontarvi il significato che De André ha voluto mettere nel suo testo. Dico il suo testo perché? Perché il testo è suo, ma la canzone deriva da un'altra, una collaborazione tra Enzo Iannacci e Dario Fo. Ma a parte questo, noi concentriamoci oggi sul testo di Via del Campo. Quindi, tornando indietro ai tempi di De André, quando scrisse la canzone, parliamo degli anni 60. Ai tempi Via del Campo era un luogo di degrado, povertà, e appunto De André vuole raccontare questa povertà usando la figura delle prostitute, figura da prostituta, la figura di una bambina e la figura di un uomo che non è del posto, però tenta di entrarci, anzi di portare via una persona. Ci arriveremo. Nella prima parte troviamo la prima prostituta, che già De André indica come graziosa, quindi le dà già una forma soffice e gentile, e che non vende il suo corpo in modo materialistico, ma bensì dona agli altri il suo frutto più prezioso, il suo fiore più bello, la rosa. Nella seconda parte della canzone invece si introduce, cioè De André introduce la bambina, introduce questo personaggio molto, molto ingenuo, molto ancora non contaminato dal degrado che c'è intorno, però fa capire che lei vive per strada, lo fa notare dalle labbra color rugiada e gli occhi grigi come la strada, e sono già due elementi che raccontano il paesaggio intorno a lei. Ma aggiunge anche un'altra cosa, un altro elemento naturalistico, i fiori. Dice che appunto nascono fiori dove lei cammina, per far capire che il suo futuro è radioso, è ancora all'inizio e può cambiare ancora tutto nella sua vita. Non deve per forza diventare, cioè continuare a abitare nel degrado, ma può farsi una vita. Al contrario della malavita che racconta il posto in cui abita la bambina, in cui si trova la bambina, che è pieno di persone che hanno già svenduto i loro fiori. Terzo blocco della canzone, possiamo definirlo così, De André introduce questa volta lui la prostituta chiamandola puttana. Il ritmo si fa più incalzante della canzone, però comunque De André riesce a donarle una descrizione gentile e delicata,
cosa che appunto era molto in contrasto con col pensiero dell'epoca. Ora D'André va controcorrente con questo verso: se d'amarla ti viene la voglia, basta prenderla per la mano. Quindi è già proprio una... cioè si sa che è una prostituta, però è quasi romantico. Poco dopo parla di paradiso con questa seconda donna, parla di paradiso e non è la solita metafora che vanno su, vanno al paradiso, no? È più... non credevi che il paradiso fosse solo lì al primo piano. E in questa frase lui contrappone il paradiso al primo piano, vuole contrapporre l'unione di due corpi in un ambiente così angusto, però comunque si consuma l'elevazione con quell'ambiente lì, l'ambiente del primo piano, il degrado. Quindi dal primo piano al paradiso, vuole mettere in contrapposizione questo. Nella quarta parte invece De André introduce la prima figura maschile della canzone, l'illuso. Lo introduce in modo tale da far capire che non è di quelle parti lì. In Via del Campo ci va un illuso. È una persona che arriva dall'esterno e vuole chiedere la mano di una prostituta, vuole cambiarle la vita perché si è innamorato, vuole portarla via da quel posto lì. Infatti a pregarla di maritare, dice. Però poi trova il balcone chiuso. Dal balcone chiuso si capisce il no della ragazza, che non sa fingere di essere, di far parte di quel perbenismo, di altre parti. Ormai, cioè, lei è nata nel degrado, lei è di quel posto lì, non riuscirà mai più a distaccarsi da quel posto, ormai fa parte di quel luogo. Piccolo break, mi butto un caffè, anche perché siamo quasi alla fine, tenete duro che ho quasi finito la spiegazione e poi canto, poi potete farvi tranquillissimamente la vita che volete. Molto bene, proseguiamo la chiusura, arriviamo all'ultima parte della canzone, la grande chiusura di queste brevi storie. Cosa dice? Ama e ridi se amor risponde, piangi forte se non ti sente. Già qua, bellissimo, già non c'è niente da commentare, la frase si spiega a sé, però per far poesia di André usa queste due frasi per esprimere due concetti molto molto importanti e diretti. Quindi all'amore si risponde con amore, chiaramente, ma laddove l'amore non arriva, ma arriva il caffè, ma velocissimo tra l'altro, laddove l'amore non arriva, non arriva, raga, cioè se ne uno può cercare l'amore, cioè imporsi, cioè nel senso, non è che uno, cioè tu cerchi, chi cerca trova, chi cerca e non trova è la vita. Anzi, lui dice bisogna accettare questo amore, piangi forte se non ti sente, bisogna accettarlo comunque anche se fa male non trovare l'amore. E boom, e poi raga dai, cioè nel senso lì erano gli anni 60, adesso c'è un sacco di cose da fare anche senza amore, no? O no? Dai, cioè, frase finale che è talmente bella che la ripete due volte, la frase più conosciuta penso di questa canzone: dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Cosa ci dice? I diamanti, simbolo della società borghese, perbenista, conservatrice del tempo, e dai diamanti appunto non potrà mai crescere nulla, perché sono diamanti, non valgono niente, non chiedete mai diamanti, non servono nulla. E invece dall'etame può nascere solo il fiore, i fiori che nascevano dietro la bambina, il futuro radioso, solo dall'etame, solo chi ha passato quasi, ancora si ritorna agli ultimi, pensiero di più agli ultimi, chi ha sofferto, solo chi ha provato sofferenze nella vita ha la possibilità di crearsi un futuro migliore. E infine vorrei far notare una metafora generica sulla canzone, una riflessione finale,
che ti fa capire come, vedendola da un altro punto di vista, la canzone, puoi notare come da un punto più naturalistico, possiamo parlarne così, contrappone le piante così profumate, così belle, comunque delicate, fragili, sono sfruttate dall'uomo, così gli ultimi, così più deboli sono sfruttati dal sistema superiore che li sfrutta e li mangia e li fa vivere in povertà. E quindi però si possono già contrapporre, metaforicamente parlando, alle piante, perché anche loro puri e incontaminati. E De André sa bene chi sono, per quell'epoca chiaramente, considerati i più ultimi di tutti, anzi, le più ultime, le donne che sono più indifese dell'uomo e quindi più esposte al rischio fisico e morale. Per questo considerate, insomma, simbolicamente come figura rappresentativa degli ultimi, dei più poveri. Almeno in via del campo a Genova, dove adesso sapete tutta quanta la storia e io vado a suonarla. Dai, ciao, ciao, ciao. Del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa. Via del campo c'è una bambina con le labbra color rugiada, gli occhi grigi come la strada, nascon fiori dove cammina. Via del campo c'è una puttana, gli occhi grandi color di foglia, se di amarla ti vien la voglia, basta prenderla per la mano e ti sembra di andare lontano. Lei ti guarda con un sorriso, non credevi che il paradiso fosse solo lì al primo piano. Ci va un illuso a pregarla di maritare, a vederla salir le scale fino a quando il balcone è chiuso. Ama e ridi se amor risponde, piangi forte se non ti sente, dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fior. Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fior.